chiedo cortesemente a tutte le persone che ancora sono in piedi, se ci accomodiamo possiamo cominciare questi lavori, in modo da mantenere la parola con Fra Paolo che ci ha dato accoglienza, ma sino alle 23, quindi per quell'orario dovremo lasciare libero poi la seduta. Se non metti musica in sottofondo non so dove lascia stare. Per quello dico che stanno andando sullo sfondo. Per quello. Dico che stanno andando sullo sfondo le immagini. Allora, buonasera a tutti, vi ringraziamo ovviamente per aver partecipato a questo invito, a questa assemblea plenaria dei tifosi di quanti hanno a cuore, come abbiamo detto, i sorti della legge. Siamo qui appunto per illustrare quelle che sono le iniziative intraprese da Passione Lecce volte alla salvaguardia del bene rappresentato dalla squadra di calcio di questa città. Il momento che stiamo vivendo lo sapete tutti, di cosa parliamo, siamo uniti dalla stessa fede, agli stessi colori, questi giallorossi, e quindi si sa che la società sta attraversando un periodo di incertezze, incertezze che hanno portato la tifoseria a vivere in maniera più travagliata del solito quella che è stata la conclusione amara di una stagione certamente da definire fallimentare. Però, come sempre, quando si tocca il fondo, da lì bisogna ripartire. E allora c'è stata la volontà di scendere in campo in maniera decisa, concreta e portare avanti quelle iniziative che sono state avviate ormai da 3 anni a questa parte e che vogliono proprio arrivare a garantire la sopravvivenza del calcio in città. Abbiamo visto che anche in altre realtà più importanti e con titoli di legge, quali per esempio Parma, si stanno vivendo momenti e giornate davvero di crisi. Per scongiurare questo pericolo si sta cercando di porre in atto quelle che sono delle iniziative appunto che illustreremo nel corso di questa serata, di questa manifestazione. Passo subito a presentare le persone che sono qui sul palco con me e che sono l'avvocato Piero Linciano, che è qui in funzione di appunto esperto, lui è un funzionario di banca ed esperto dei rapporti tra le società, le associazioni Onlus e il credito bancario, il perché lo capiremo poi in base anche all'intervento di Aurelio Pepe, che fa parte appunto del direttivo di Passione Lecce, così come il presidente Diego Frigino, che illustrerà tutti quelli che sono stati i passaggi che hanno portato poi alla realizzazione di questa serata. E a presentare insieme a me questa sera la serata in questo teatro antoniano c'è la nostra Claudia Versienti, che ringrazio per la presenza. Ovviamente il ringraziamento, come già detto, va a tutti voi. Vi chiedo semplicemente, prima di poter aprire questi lavori, di dare immediatamente la parola ai rappresentanti istituzionali che questa sera sono in sala con noi, e chiedo a Elio Congedo, consigliere regionale, rieletto tra l'altro da poco, di voler salire sul palco per poter dare il suo saluto e la sua testimonianza. Innanzitutto buonasera e complimenti a quanti a vario titolo hanno lavorato per realizzare questa iniziativa. Faccio una precisazione, sono qui a titolo meramente di tifoso, pagante e praticante da sempre. Saluto in particolare soprattutto questo ragazzo con la maglia del Lecce, perché lui è una dimostrazione di attaccamento ai colori giallorossi, quando in realtà il contesto lo potrebbe portare, come tanti bambini purtroppo della sua età, a guardare e a indossare maglie di altri colori. Credo che proprio questo attaccamento alla maglia così genuino, così spontaneo di un bambino si debba partire. Lo dicevi tu, insomma, viviamo una fase molto travagliata, e proprio le fasi difficili, travagliate, che occorre metterci qualcosa di più, forse qualcosa di più che la tifoseria del Lecce, che pure ha tanti meriti, la tifoseria gloriosa ultimamente non ha messo. Siamo una tifoseria forse un po' schizzinosa, un po' con la busta sotto il naso, abbiamo dato per troppo tempo per scontato cose che scontate non erano. Forse è il momento che ciascuno si assuma fino in fondo le proprie responsabilità. Non deve finire che la tecnica e la filosofia dello scaricabarile, di addossare sempre ad altri le responsabilità,
addossare sempre ad altri doveri e compiti, che invece per chi ha nel cuore la maglia del Lecce deve assumersi direttamente e in prima persona. Nei momenti difficili ciascuno deve fare la propria parte e credo che dimostrare un segno di attaccamento alla maglia dalla parte della tifoseria di Lecce possa anche essere, possa dare anche un contributo, essere di aiuto alla risoluzione delle vicende che stanno caratterizzando la vita della nostra squadra. Credo che questo sia il senso dell'iniziativa, dimostrare a chi c'è o a chi ci potrà essere che prendere in mano la squadra di Lecce non significa essere da soli, cioè una volta assunto l'onere portarlo avanti in beata solitudine, ma che questa è una città, una terra, perché come Lecce è la squadra di Lecce, la squadra diciamo, di un ambito, di un bacino molto più grande, che chi dovesse assumersi la responsabilità di guidare dal punto di vista societario il Lecce nel futuro può contare anche sulla tua sede. Però io mi auguro che oggi sia davvero il primo passo importante di una sorta di riscossa della tifoseria giallorossa che torni, come dire, non solamente a riempire lo stadio come tutti noi ci auguriamo, ma anche a dimostrare quella maturità, quell'attaccamento, quel senso diciamo, di dover fare fino in fondo il proprio dovere che forse è mancato. C'è una parte di tutti che sono quelli di donne, è evidente che una doppia retrocessione, tra l'altro in quella maniera, 3 anni di Lega Pro per una tifoseria abituata come dire, a calcare gli spalti prestigiosi di stadi di Serie A, è stato un colpo durissimo e un boccone amaro da mandare giù, però insomma, occorre come dire, che arrivi un segnale forte e chiaro. Per cui la tifoseria dice se ci sei, dacci un conto. Ringraziamo anche Damiano Dottiglia che è presente in sala ovviamente come tifoso, ma a rappresentare le istituzioni locali che sicuramente non sono rimaste sorde a questo che è stato un appello. Come vi dicevo siamo qui e volevo ringraziare tutti gli amici e colleghi che hanno accolto il nostro invito e che stanno partecipando questa sera. Io ho visto già tra il pubblico 2 volti molto noti a tutti i tifosi e vorrei fare un applauso, un saluto e un ringraziamento per essere qui con noi a Robertino Rizzo e Gino Dimitri. Colgo l'occasione per ricordare che questa manifestazione viene anche ripresa e trasmessa in streaming su tutti i computer che vorranno collegarsi grazie a Pianeta Lecce e spiegheremo poi anche attraverso la presenza del direttore, dell'editore e di tutti i componenti dello staff del sito internet il perché di questo connubio, di questa unione di intenti nel realizzare questa manifestazione. Ma entriamo subito nel vivo, io chiedo a Diego Frigino di voler magari fare un saluto a tutti quanti e di spiegare il perché si è arrivata a Passione Lecce, come raccontano anche le immagini che scorrono alle nostre spalle. Non spegniamo la luce, non si vede niente. Sì, forse, non so se... Purtroppo stiamo senza audio, c'è stato un problema tecnico, comunque servono solo come promemoria. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io sono il presidente di Passione Lecce, ma credetemi, sono qui uno come tutti gli altri che hanno collaborato con noi, è una, diciamo, un movimento molto democratico, aperto e tutti i nostri collaboratori hanno messo lo stesso impegno, io sono soltanto qui in qualità di rappresentanza. Diciamo. Le immagini che scorrono dietro un po' servono a ricordare chi siamo, perché è bene che quando si presenti un'iniziativa che speriamo possa essere importante si sappia chi c'è davanti. No? E queste immagini tutto sommato ce lo ricordano, noi siamo un gruppo di tifosi, siamo tifosi semplicissimi come chiunque tra di voi, che amano il Lecce, tifosi paganti tutti quanti, anche noi da chi in base all'età da 20, da 30, da 40 anni, da 10 anni, ma sempre presenti. Questo è bene ricordarlo, noi siamo tifosi e questi siamo e vogliamo essere. Come tifosi la situazione a Lecce era un pochino divisa, forse lo è ancora, ma 3-4 anni fa lo era sicuramente di più. E una delle prime missioni che noi come associazioni, prima Salento Giallorosso, Lecce in Azione e Lecce, e dopo la mostra, della quale state vedendo qualche immagine
insieme abbiamo iniziato un percorso proprio di unificazione delle possibili anime del tifo, diciamo. Discorso a parte naturalmente è quello della curva, che ha massimo rispetto e il vero poi cuore pulsante del tifo all'interno dello stadio. Ma la tifoseria è composta da tantissime altre anime, no? E quindi sarebbe molto bello se queste iniziative, e l'esempio della mostra lo è stato 3 anni fa, possano portare a un cammino comune. Quindi questo era il primo obiettivo che ci eravamo posti, e in questi 3 anni bisogna dire che tutto sommato è iniziato abbastanza bene come percorso e ha portato già dei risultati. Noi durante l'anno facciamo un sacco di iniziative, accompagniamo i bambini delle scuole calcio allo stadio, facciamo entrare allo stadio categorie specifiche o associazioni alla Est, per esempio, durante l'anno. L'abbiamo fatto tante volte ed è un modo che noi ci poniamo come obiettivo proprio per, soprattutto nei giovani, diciamo, impedire che possano seguire passioni diverse da quelle della loro terra. Quindi questo intanto è quello che noi finora siamo riusciti a fare, sempre con il contributo spontaneo e volontario di tutte le persone che nel tempo ci hanno aiutato. Cosa intendiamo fare? Naturalmente il nostro progetto a lungo termine è quello di arrivare a un calcio sempre più popolare, no? Il nostro obiettivo è quello di riuscire nel tempo a far partire un discorso di azionariato, ma questo è un discorso sicuramente che non può essere fatto nell'immediato, non ci sono ancora i tempi e le condizioni per una cosa del genere subito. Ma quello che noi possiamo fare a partire da questa sera è cominciare a porre le prime basi per quello che potrebbe in futuro essere il nostro vero obiettivo. E allora abbiamo accelerato rispetto al nostro percorso, e questo chi ci segue lo sa già da tempo, proprio per la situazione che si è venuta a creare quest'anno. Le difficoltà della società, il rischio di avere a fine giugno, addirittura c'è stato un momento in cui si paventava il rischio di non avere iscrizioni, avere iscrizioni a categorie inferiori, ovviamente ha fatto sì che volessimo dare un segnale e una mossa. Quindi quello che noi stasera cominceremo a presentare è proprio questo, cioè questo progetto in cui iniziamo a creare un contenitore pubblico, garantito, trasparente, che in qualche modo possa permettere di iniziare una raccolta di soldi, di fondi, per sostenere la società, qualsiasi essa sia. Adesso la proprietà è della famiglia Tesoro, magari nel 30 giugno potrebbe essere di un'altra famiglia, oppure con delle soluzioni differenti. Non è importante, noi non siamo a favore di una o di un'altra società, noi siamo a favore della maglia e del Lecce, e il nostro interesse è quello che la nostra squadra possa continuare, e se per farlo c'è bisogno anche dell'aiuto dei tifosi, direi che è arrivato il momento di, diciamo, uscire dalle discussioni da bar, dai forum, dalla strada, insomma, e cominciare a dare un segno tangibile della nostra presenza, della nostra vicinanza alla squadra. Quindi più avanti insomma, vi verrà spiegato tecnicamente come questo potrà avvenire, ma sarà sicuramente il primo passaggio per quello che potrebbe poi avvenire nei mesi o negli anni futuri. Naturalmente molto dipenderà da che obiettivo si riuscirà a raggiungere. Per cui è chiaro che con un determinato tipo di obiettivo si potranno fare solo determinate cose, e con altre cifre si possono fare sicuramente ragionamenti differenti. Quindi questo è quello che intanto mi sento di dire all'inizio. Se poi sarà necessario, magari possiamo anche approfondire ulteriormente i discorsi successivamente. Grazie a tutti e lascio di nuovo la parola a Pier Paolo. Io non faccio altro che cedere subito il microfono ad Aurelio Pepe, che è il componente, come dicevo, del direttivo di Passione Lecce, che questa sera sostituisce una persona che doveva essere sul palco, ma che è stata bloccata da impegni lavorativi di un notaio che ha Otranto, appunto, per questioni di lavoro, e che non è potuto essere più presente, però abbiamo la fortuna di poter contare su Aurelio, che ha seguito l'iter e che ci può spiegare in che direzione si sta andando, cosa si vorrebbe realizzare. Grazie Paolo. Buonasera a tutti. Io ho questo ingrato compito di sostituire il notaio Moschettini, con il quale ci eravamo interfacciati
per verificare con lui quale potesse essere la strada dal punto di vista tecnico, giuridico, per raggiungere quell'obiettivo e quel sogno che è nato 3 anni fa, per quanto mi riguarda, con l'associazione Noi Lecce. Ma durante il nostro cammino abbiamo incontrato, proprio grazie alla, diciamo, all'evento della mostra, anche Lecce in Azione e Salento Giallo Rosso, l'obiettivo che ci eravamo sempre previsti era quello di riportare il tifoso al centro dell'attenzione, al centro del mondo, del sistema calcio. Tutti diciamo che oggi il calcio moderno non ci piace più. Non ci piace perché eravamo abituati ad un calcio diverso, ad un calcio più popolare, in cui il tifoso era il vero protagonista. Oggi il tifoso è soltanto chi paga il biglietto per assistere alla partita, e sinceramente gli stadi vuoti li vediamo in Serie A, non soltanto in Serie C o in Serie B, ma anche in Serie A. E partendo da questo obiettivo ci siamo interfacciati sin da tempo con il Supporter Trust, che è un'associazione che cerca di promuovere proprio le forme di azionariato popolare, cioè di partecipazione del tifoso non tanto alla gestione, ma diciamo anche alla partecipazione all'attività della società, della propria squadra del cuore. E il Trust, diciamo, costituisce un'associazione vera e propria alla quale tutti i tifosi liberamente e democraticamente possono aderire, che proprio attraverso la sua struttura giuridica può, con il consenso ovviamente della società, acquisire una quota e una partecipazione societaria, avere anche un membro dell'associazione nel consiglio di amministrazione, perché a tutti gli effetti il tifoso diventa proprietario, anche se in piccola parte, anche se con una percentuale simbolica, della propria squadra del cuore. Questo era l'obiettivo e il sogno iniziale, e su questo si stava lavorando e si sta lavorando da 3 anni. Se non che le vicende ultime che hanno riguardato la nostra squadra ci hanno portato un po', diciamo, non tanto ad accelerare i tempi, quanto a chiederci cosa potessimo fare noi tifosi in questo momento per salvaguardare quello che è un patrimonio che appartiene a tutti noi sostanzialmente. È vero che il patrimonio dal punto di vista economico appartiene alla proprietà, alla famiglia Tesoro, apparterrà probabilmente a qualcun altro, adesso staremo a vedere cosa succederà. Però come patrimonio culturale, sportivo e sociale appartiene indubbiamente al territorio e a noi tifosi. È partita una campagna, tra l'altro poi credo che verrà spiegato anche, non so, da Diego, una campagna in contemporanea, simultanea, tra Passione Lecce, che con una sorta di provocazione ha chiesto alla proprietà di avere la gestione per un anno della società. Ovviamente si tratta di una provocazione, sì, perché veramente non volevo intrattenermi troppo. Sì, vabbè, poi faccio questo breve preambolo. E con Pianeta Lecce, che ha lanciato questa campagna contemporaneamente Save Lecce, e abbiamo riscontrato che c'è una volontà da parte di un grandissimo numero di tifosi di voler anche economicamente, anche con una quota simbolica, aiutare la squadra del cuore. E per questo ci siamo interfacciati, ripeto, con il notaio Moschettini per valutare quale potesse essere la forma giuridica da adottare. E la proposta, o comunque l'idea che è stata portata avanti, è quella di costituire una vera e propria fondazione. La fondazione, come diciamo in generale dal punto di vista giuridico, la fondazione ordinaria, è quella che ha come scopo, ovviamente quello raggiungente di uno scopo che deve avere una pubblica utilità, quindi uno scopo sociale, che può essere uno scopo benefico o di altro genere. Ed ovviamente la fondazione normalmente è costituita dal fondatore vero e proprio, che mette a disposizione una somma, spesso ingente, con testamento, con una donazione vera e propria, per il raggiungimento di uno scopo. E caratteristica della fondazione è che questo fondo patrimoniale, questo patrimonio, deve essere destinato esclusivamente al raggiungimento di questo scopo sociale. Ovviamente è una figura parlo della fondazione ordinaria, che non si attaglia perfettamente a quelle che possono essere le esigenze di noi tifosi, per cui si era pensato anche di strutturare la fondazione come una fondazione di partecipazione. La fondazione di partecipazione, rispetto alla fondazione ordinaria, ha una caratteristica importante, che è quella di consentire a chiunque, come socio aderente, con il versamento di una quota, che può essere la più varia, di partecipare, di aderire alla fondazione
e attraverso gli organi della Fondazione, Presidente e Consiglio di Amministrazione, raggiungere quello scopo che la Fondazione si prefigge. Quale può essere questo scopo? L'ho detto prima, il Lecce è un patrimonio sociale, è un patrimonio che ci appartiene, quindi un patrimonio che va tutelato, e attraverso la Fondazione e attraverso questo scopo che la Fondazione si prefigge, che è quello di tutelare questo patrimonio, sono tante le iniziative che noi tifosi potremmo portare avanti grazie all'istituzione di questo fondo e agli organi che eventualmente lo amministrano. Tra l'altro, c'è da dire una cosa importante: nella Fondazione di partecipazione è prevista anche una figura che non è prevista nella Fondazione ordinaria, che è quella della, diciamo, di una sorta, non di una vera e propria assemblea come nelle associazioni, ma di una assemblea di indirizzo, diciamo così, che può dare anche indirizzi sulle modalità con le quali si può raggiungere lo scopo della Fondazione. Le idee possono essere le più varie. Io ho il mio pallino, che è quello di poter domani utilizzare un fondo di un'associazione o parte di un fondo di un'associazione per il settore giovanile, per aiutare i ragazzi magari, o comunque la squadra, con l'acquisto di materiale, con l'organizzazione per esempio di tornei giovanili, con l'istituzione ad esempio di borse di studio per i ragazzi più meritevoli. Si potrebbe anche pensare addirittura ad una sponsorizzazione da parte della fondazione della propria squadra del cuore, con un logo sulla maglia. Sono tutte, diciamo, obiettivi che servono a raggiungere questo scopo, che è la tutela dell'Unione Sportiva Lecce, indipendentemente, questo bisogna sottolinearlo, dalla proprietà, cioè dalla famiglia o dalla persona a cui appartiene il patrimonio costituito dalla società stessa. E è ovvio che è un percorso, diciamo, complesso, perché la Fondazione ha bisogno del riconoscimento da parte degli organi regionali, deputati, che ovviamente devono valutare innanzitutto le finalità. Se lo scopo dell'associazione, lo scopo che l'associazione si prefigge, è meritevole di tutela, ci sono una serie di controlli. Se il patrimonio che viene costituito è idoneo, congruo al raggiungimento degli scopi che la Fondazione si è data, e quindi è un percorso che comunque ha i suoi tempi. Ora, è vero, da quello che si legge sui giornali, che forse le prime preoccupazioni sulla scomparsa del Lecce, addirittura sulla iscrizione del Lecce in promozione, forse sono venute di meno, forse, e quindi quel senso di urgenza di accelerare i tempi non c'è più. C'è però, a mio avviso, l'esigenza di porre le basi e il fondamento per qualcosa di importante, un qualcosa che potrebbe essere anche rivoluzionario sotto un certo aspetto, perché consentirebbe di dare finalmente una casa ai tifosi del Lecce, una casa aperta a tutti, trasparente, in cui ovviamente ogni tifoso può entrare, può valutare, può verificare, può ovviamente raggiungere quell'obiettivo che, ribadisco, è la tutela della propria squadra del cuore attraverso le iniziative più disparate. E aggiungerei anche che la Fondazione, questo è un aspetto che va ancora approfondito anche dal punto di vista giuridico, si potrà valutare se addirittura possa anche raggiungere quell'obiettivo, che è quello dell'acquisizione di una quota simbolica, anche se qui la Fondazione non può avere finalità di lucro, non può distribuire utili, quindi bisognerà verificare attentamente se c'è la possibilità di operare una soluzione del genere. Questo ci consentirebbe anche di raggiungere quell'obiettivo di cui parlavo prima, che è tipico invece del trust ed è tipico delle associazioni come trust, appunto, come associazioni che hanno l'obiettivo e la finalità di acquisire delle quote sociali. E ultima cosa che vorrei aggiungere, e che mi sento, un appello che mi sento di poter fare, è che la Fondazione, intesa come una vera e propria casa per i tifosi, necessita ovviamente di unità di intenti, di uno stop alle divisioni, di un remare tutti nella stessa direzione, perché potrebbe essere veramente alla fine una struttura che possa accogliere tutti, che possa far sentire ogni tifoso partecipe, non soltanto vedendo una partita allo stadio, ma partecipando attivamente anche a quella che è la tutela della propria squadra del cuore.
Ovviamente si tratta di un percorso lungo, di un percorso non lunghissimo, diciamo, di un percorso comunque che aveva fatto, che aveva intrapreso e che adesso stiamo valutando nei minimi dettagli per poter vedere di raggiungere quell'obiettivo. Ovviamente il primo è quello della raccolta di fondi da parte dei tifosi, che è il presupposto principale, perché poi la fondazione ha come caratteristica essenziale, soprattutto la fondazione di partecipazione, il patrimonio e anche l'aspetto personale costituito dalle persone che gestiscono la fondazione, sia come organi rappresentativi sia come tifosi, singoli tifosi aderenti alla fondazione. Questo in sintesi è, diciamo, il progetto o la struttura della persona giuridica che avevamo in mente. E il notaio sicuramente sarebbe stato più puntuale di me, però voglio dire, non ha, diciamo, per grosse linee è questo il progetto che ci sentivamo di portare avanti. Se vuoi aggiungere qualcosa tu sul discorso della... Di come è nata la cosa? Sì, per quanto riguarda il notaio, naturalmente la sua funzione, ovviamente Aurelio ha spiegato un po' tecnicamente, diciamo, il discorso della fondazione. Naturalmente la figura del notaio è stata contattata soprattutto per dare alla piazza e alla gente la sensazione di trasparenza e proprio la possibilità di avere un garante che garantisca tutto quello che verrà fatto eventualmente con i fondi raccolti. Quindi questa è una cosa molto importante, perché naturalmente la cosa più preziosa che un tifoso può fare nel dare il contributo alla propria squadra, chiaramente deve essere sempre in grado di verificare in che modo vengono eventualmente utilizzati quei fondi. Quindi la sua figura è assolutamente fondamentale. È importante anche il discorso dell'unità, questo l'abbiamo detto io all'inizio e Aurelio successivamente. Dobbiamo riuscire a trovare il modo di evitare divisioni interne. Siamo non tantissimi, siamo una piazza che è reduce, come si è detto, da molti anni di delusioni sportive, extrasportive, più o meno sedimentate nel tempo, e ci troviamo appunto in una situazione in cui bisogna necessariamente comprendere quale può essere la nostra funzione. Quindi questo è fondamentalmente il discorso che stiamo cercando di proporre. Ora non so se Claudio vuole aggiungere qualcosa, adesso sta rientrando anche Pierpaolo, un attimo soltanto. Eccoci qua. Prego. Cosa ci sono messo? No, aveva terminato Aurelio. Quindi, detto, fatto capire un pochino il quadro nell'ambito del quale ci si vuole muovere, in che direzione ci vogliamo orientare, è giunto il momento di dare la parola a Piero Linciano, che è funzionario del Giro di Banca, esperto in rapporti tra le associazioni Onlus e il credito bancario. A lui chiedo di voler illustrare le modalità, appunto, e poi tra l'altro fatemi aggiungere presidente dell'associazione Terra del Messaggio. Grazie. Sì, io non sono avvocato, sono un semplice ragioniere. Mi piace puntualizzare questo perché non voglio carichi che non ho, e poi comunque sono direttore di banca. Il mio intervento qui è più che altro per l'esperienza che ho acquisito, perché ho creato due associazioni, una cooperativa per far lavorare i ragazzi disabili e faccio parte della consulta provinciale dell'handicap e mi sto occupando di dare dignità alla categoria dei ragazzi. In più sono istruttore di arti marziali, insegno Aikido da 25 anni, quindi i valori dello sport comunque in me sono, diciamo, quasi cresciuti, quindi l'intervento la creazione di un'associazione che possa, associazione o fondazione che sia, che possa rappresentare una serie di mattoni. I mattoni io li vedo come le quote, quindi se dobbiamo costruire una casa per il Lecce, ognuno di voi può prendere un mattone. Io sono un ragioniere: se 10.000 persone danno un contributo di 100 euro, abbiamo 1 milione di euro. Ok? Quindi, ma 10.000 persone sono tante, sì, è vero, ma pure c'è anche qualcuno che può dare più di 100 euro. Quindi, se l'obiettivo è quello di raggiungere magari
io mi piace sognare, comprare il Lecce, allora l'unione fa la forza. Quindi questo significa che se l'obiettivo è quello, unire le forze significa raggiungerlo. Adesso se ci pensate è un obiettivo, quasi è un sogno, però se si comincia piano piano, quindi con la creazione, ecco, dal punto di vista legale si può vedere come, come crearla, quale strada seguire, come fare, perché comunque la fondazione deve avere comunque un patrimonio. Il patrimonio può essere anche un terreno dove c'è un campo di calcio che bisogna ristrutturare, certo. Giusto? Sì, quindi, anche beni, anche servizi. Quindi si può partire tranquillamente da qualcosa che è che strumentalmente può essere utilizzata subito con i ragazzi. Poi successivamente si vede quello che si può fare. Però il messaggio che deve passare è quello che insieme si può fare tanto. E l'unione, che ha parlato prima, è importante, perché io da solo non riuscirei a fare quello che ho fatto. Tenete presente che con l'associazione oggi faccio parte di un consorzio che ha come fatturato 12 milioni di euro. Quando abbiamo costituito il consorzio nel 2007, nessuno poteva immaginare questo. Quindi si può fare, però ognuno deve crederci nell'obiettivo che dobbiamo raggiungere. L'associazionismo, io parlo di associazionismo perché comunque la fondazione è qualcosa di molto più impegnativo. Quindi se l'obiettivo è la fondazione, e se per raggiungere la fondazione bisogna creare un'associazione o diverse associazioni, mi sta bene. Quando abbiamo creato l'associazione e le cooperative, nessuno poteva immaginare di fare un consorzio. Ok? Quindi se il percorso da definire è quello di unire le associazioni che hanno a cuore il Lecce, si può fare. Si parte da lì per raggiungere l'obiettivo, mi piace sognare, di comprare il Lecce. Perché comunque questo significa che ognuno di noi si sente partecipe della squadra del cuore. Abbiamo parlato prima dei valori dello sport. Su Facebook ho lanciato una provocazione dove c'è un ragazzo che apprende l'arte marziale e che fa il saluto, dall'altra parte c'è un ragazzo che fa un'attività sportiva, in quel caso ho preso il calcio, ma era una provocazione, che faceva tutt'altro gesto. Allora, portare i ragazzi, e quindi la fondazione può anche servire per educare il ragazzo a rispettare, a valorizzare quello che di sport c'è, è anche importante. Quindi perché non cominciare dalla parte, diciamo, più bassa, dai ragazzi? Insegnare i valori dello sport, farli crescere e poi magari raggiungere l'obiettivo che tutti noi vogliamo raggiungere. Non è difficile, ragazzi, per niente, si può fare. Io ho detto dal 2007 a oggi, quindi in pochi anni, ho raggiunto degli obiettivi, dei risultati che sinceramente tanti anni fa non pensavo di poter raggiungere. Quindi se cominciamo con il piccolo, cioè non ci stanno 10.000 persone, qui sono, oggi siamo un centinaio per 100 euro ciascuno, fatevi conti e sapete già che abbiamo costituito la prima pietra, dopodiché vediamo di trovare altre pietre, però si può fare. Quindi io sono qui a disposizione e come lavoro mi occupo anche di questo, nel senso che comunque il mio settore, mi sono specializzato nell'associazionismo, quindi nel terzo settore, quindi la mia banca mi ha dato questa possibilità e io mi occupo anche di questo. Per quanto riguarda la garanzia dei fondi, vi posso assicurare che se tutto ciò che arriva con bonifico bancario e tutto ciò che si paga con bonifico bancario, noi abbiamo la tracciabilità di tutto. Quindi un bilancio sociale, perché chiaramente al conto corrente può accedere soltanto il Presidente e il Consiglio di Amministrazione. Però ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, ogni anno si può fare il bilancio sociale e non è altro che l'estratto conto che vi facciamo vedere cosa è stato fatto. Quindi chi ha contribuito, come sono stati spesi i soldi. Penso che questa come garanzia può servire tranquillamente.
tutti avete un conto corrente, sapete tranquillamente come funziona. Quindi per me questa è la strada da seguire. Se ci stanno delle domande, sono a vostra disposizione, per qualsiasi altra cosa la mia esperienza può servire meglio di qualcos'altro, come un metodo, una, io sono molto, sono del calcolo, quindi quando prendo una decisione comunque la devo portare a termine. A parte questo, secondo me qualcosa si può fare partendo dalla, ecco, se dividiamo in, in step, diciamo che adesso vediamo di, abbiamo come obiettivo uno, ma vediamo di raggiungerlo costruendo tanti scalini. Ok? Questo è il mio consiglio. Poi si vedrà. Grazie. Sicuramente questo intervento avrà creato tanta curiosità e ci sarà possibilità di fare da parte vostra delle domande. Io però voglio dare subito la parola ad una persona che da sempre, da tanti anni ormai, è vicino ai valori di legge e soprattutto, come si parlava poco fa, i giovani, con i giovani ci sa fare poco. Chiedo di raggiungerci ad una mia madre. Per chi non lo sapesse, padre spirituale della squadra di legge. Lo sappiamo. Il ragioniere, così non ci offende, diamo l'autore. No, avvocato, io non so. Non voglio togliere niente. Penso, innanzitutto solo tanti voi benvenuti in questa riunione. Io penso questo, che è finito il tempo delle parole, degli striscioni, delle cose. Porta niente. È il momento di mettersi insieme e cominciare a costruire qualcosa. Io, oltre che padre spirituale di legge, non c'è quest'anno responsabile dell'area formativa ed educativa, perché il settore giovanile ha messo già in atto quello che lei diceva della formazione e dell'educazione, creando una figura, ma già ai tempi dati, non credevo la figura del formatore, dell'educatore all'interno del settore giovanile, però qui sono anche un parroco di qua vicino. E noi oggi viviamo questo problema dei poveri, no? Che è generalizzato. Abbiamo una parrocchia bene dove la gente viene, diciamo, c'è un rivale, una sacca di povertà c'è, che viene in parrocchia a bussare e a chiedere un pacco di pasta oppure un intervento privato in una situazione particolare, non parliamo di bollette, così colpire la pasta, la bolletta, non era una bolletta. E siamo partiti da due anni con uno slogan che è questo: il poco dei molti fa il molto per pochi. Significa che sia messa ciò tra il sabato sera e la domenica sera, 1.000 persone. Se 1.000 persone mi portassero 1 chilo di pasta a testa, io non avrei problemi con la dispensa. Io ho 500 persone per il ritmo. Facciamo fronte ai bisogni, perché il bambino viene, c'è quello che li porta, c'è il professionista che arriva con camion, con il cofano della macchina, del sugo, colmo di roba. C'è la vecchietta che la domenica ti porta il chilo di pasta, la scatoletta di tonno. Un po' il principio che prima proponeva lui, no? C'è chi può dare, può mettere in comune 100 euro, c'è chi può mettere 50, c'è chi può mettere anche 10. Però quel poco mi fa sentire partecipe di un progetto. C'è una chiesa. In un edificio non c'è soltanto, non so, la mia chiesa c'è la grande statua, c'è anche quella pietra che è messa lì a quell'angolo e che se non c'è, se crea un problema. Allora il discorso è questo: il poco o il molto, a seconda della situazione, di chi ci vuole stare a vivere questa esperienza di sinergia, di comunità, di fondazione, di associazione. Il poco può creare grandi progetti. Mi vado, ne parlavamo l'altro giorno con qualcuno, partendo
dove non vengono tanti ragazzi, i quali per esempio fanno dei sacrifici per venire da Monopoli o da allenarsi. Ma bisogna andare ai grandi in questo, oppure dire, vabbè, vediamo la stata. Poi c'è un ragazzo che va benissimo a scuola, che però ha, può esserci da noi, diciamo, la borsa di studio, può esserci. Cioè, avere anche gli obiettivi mirati, semplici. Le grandi cose lasciamo ai grandi, tanto non le faranno. Le piccole cose facciamo noi che siamo piccoli, sicuri che le faremo. Grazie della vostra attenzione e forza di essere qui. Ringraziamo Don Damiano Mataro e parlando, sentendo le parole appunto di Don Damiano, ricordavo come c'è stata quella partecipazione fantastica proprio appena due anni fa, quando organizzammo la mostra che credo molti di voi presenti in questa sala stasera hanno visitato al Castello Carlo V per i 105 anni di storia delle Lecce. Quella fu una tappa importante perché le tre associazioni allora, Lecce Nazione, Lecce e Sanito Giallorosso, iniziarono a collaborare in sinergia per realizzare quello che sembrava un sogno, qualcosa di incredibile. Eppure per una settimana quel castello ha ospitato migliaia e migliaia di persone che sono venute e si sono emozionate. Tra quelle persone c'era pure un certo tifoso, ormai per certi versi storico, che con noi chiedo di raggiungerci per salutarci, che è Pinuccio Nini. Buonasera a tutti, appena di chiamarmi storico qua mi sento vecchio. Più vecchio di così sono. Comunque, geografico allora. Io vi ringrazio, ringrazio prima che la fondazione e i membri della fondazione, ringrazio i presenti, perché oggi stare qui è significativo. Penso che siamo nel punto più basso della storia del calcio di Lecce. Il Lecce oggi è qualcosa che non si usa più, è qualcosa che è come mettere la polvere sotto il tappeto, è come fondamentalmente affrontare un tema che prima era un tema che rappresentava un territorio o comunque rappresentava la passione, così come la fondazione richiama il nome di tutti. Oggi parlare di Lecce è un po' desueto, un po' fuori moda, devo dire. È più bello parlare delle strisciate, è più bello parlare del nulla, perché questa città che ama parlare del nulla. Quindi voi che siete qui oggi, io vorrei mettere un registro fuori per prendere il vostro nome e cognome e per ricordarlo ai vostri, perché stare qui è un atto di coraggio, è un atto di fede, è un atto d'amore, tutte parole così consuete. Però mai come in questo momento, secondo me, non fa niente che ci sono le poltrone vuote. Io quello non le sto guardando, perché è troppo facile dire dovevamo essere migliaia qua dentro. Non contavano qui, ci hanno dato una lezione di passione. Bisogna essere obiettivi e onesti. Mi dispiace dirlo, però ci hanno dato una lezione di passione. Nel momento del precipizio, altri hanno risposto in maniera diversa rispetto a noi. Ma noi siamo leccesi, vuole pregiato, quindi naturalmente aspettiamo di prendere un caro vincitore nei momenti belli, quando si va in piazza Sant'Oronzo, la fila romana a festeggiare, o come si faceva prima nella montagna di piazza Mazzini. Invece il mio, diciamo, accorato invito è di non dimenticare questa giornata, perché si sta creando qualcosa di meritorio, perché chi non fa non fa, è troppo facile dire sì, ma lo puoi mandare, ma immaginate che si possono contribuire a sostenere il prolungamento di Lecce, immaginate che se in questo momento possono dare continuità a Lecce, è vero, se non ci sono o Vinco o Allino o Rizzo o Caio Sempronio che cacciano i soldi in maniera risonante, continuità a Lecce non se ne dà. Però, secondo me, questo l'ho detto in televisione recentemente, in un modo stage televisivo, che penso entrerà nell'annale della televisione italiana, dove sostanzialmente ho detto, per me è un atto meritorio, perché capisco la dietrologia di chi
sostanzialmente dice: poveri illusi che stanno facendo pubblicità, non andranno da nessuna parte, cosa vogliono raccogliere? Quanto la possono raccogliere? 100 euro, 200 euro, 1000 euro, anche 100 euro. Chi non fa, non falla. Siccome voi siete tra i pochi in questo territorio che sta facendo, che stanno facendo qualcosa, io vi faccio un applauso, perché fondamentalmente voi siete il seme. Chissà se non germoglia questo tema e non possa entrare negli ottuse menti dei grandi personaggi che calcano questo territorio, a capire che forse se uno si alza le chiappe dal fondoschiena dalla sedia, in qualsiasi campo ne stiamo, dà un contributo a fare qualcosa. Se uno si affaccia alla finestra in stile tipicamente leccese e dice che bello quello, ma poi non alza un dito, non fa niente, ha sempre ragione lui, per me avete ragione voi. Quindi io in questo senso vi invito a continuare e vi ringrazio per essere qui. Ripeto, vorrei prendere i nomi tutti quanti e poi quando qualcuno si dovesse poter invece dire spostarli, ci sono prima loro. Grazie. Scusate, intervengo con 2 secondi. Mi ero dimenticato, altri 3 personaggi del telegramma li avevo invitati a venire a contribuire, non li vedo. Volevo solo dire una cosa, intanto ovviamente ringraziare la Pagani, insomma, mi fa piacere. Proprio il senso di quello che stiamo cercando di fare è stato forse sintetizzato ancora meglio da lui, quindi questo mi fa piacere perché dà proprio il significato di quello che stiamo cercando di fare, cioè un abbraccio collettivo a quelli che ci credono. Però volevo soltanto dire una cosa riguardo anche alle presenze. Io non sono così preoccupato del numero stasera, comunque non siamo pochissimissimi, insomma, certo, sarebbe stato ideale vedere 3.000 persone. Ma non è importante, perché i segnali che noi abbiamo avuto in queste settimane, soprattutto dai fuorisede, soprattutto da chi sta lontano da qui e che magari adesso ci sta sentendo in streaming e ha con maggiore entusiasmo di chi è qui e forse veramente si è impigrito o non crede più neanche nei sogni, non lo so. Comunque chi è fuori e stasera non può essere presente qui sono decine, centinaia di persone. Quindi non è importante adesso quanti siamo qui, l'importante è da domani, dopodomani, quando finalmente sarà disponibile il conto corrente in cui conferire eventualmente il proprio supporto, allora lì sarà veramente importante. Meglio 100 stasera qui e 10.000 a contribuire a questo sogno dopo, che magari 10.000 stasera presenti e poi al momento della concretezza svanire nel nulla, diciamo. Va bene? Abbiamo con noi sul palco anche Claudio, noi l'abbiamo messa qui a fare tanto presenza, ci mancherebbe. Io vorrei coinvolgerla per invitare sul palco proprio Simone, che ci racconti un attimino cosa vuol dire per un bambino della sua età di fare per il Lecce. Simone, salve. Claudio, presenta. Noi siamo compagni di avventura e di trasferte più che altro. Cioè è tornato sempre piangendo Simone quest'anno. Il microfono. No, sta giù, più vicino, sì. Cioè è tornato contento solo da Lamezia per un pari, perché tutte le altre le ha fatte piangendo. Io invece voglio collegarmi a quello che ha detto l'avvocato Milli, cioè sulle presenze. Se volessi fare i nomi io li potrei fare, perché io qui vedo sempre la gente che viene in trasferta, non vedo gente nuova, perché gli altri preferiscono sui social mettere il mi piace sulla foto di Ceva o di Stovini che ha scritto se Lecce, e poi qui non vengono. Simone, che vogliamo dire? Noi speriamo che ce la capiamo l'anno prossimo. È vero? Cioè abbiamo una situazione societaria un pochino deficitaria, speriamo ancora di trovare che ci sia qualcuno che voglia o partecipare alla società o se i tesori hanno deciso di rimanere
di riprovare un altro anno in questa Lega Pro. E da quello che si vede in questi giorni tra calcio scommesse, deferimenti e cose varie, non sappiamo quanti ne partiremo alla prossima, al prossimo campionato. Comunque in trasferta non ci andremo, Simone, vero? Sperando sempre di prendere una vittoria e di tornare sorridenti. Vuoi dire qualcosa tu? No, dimmi. Beh, forza Simone, legge. Simone, facciamo una domanda. Dai, Simone, sì. I tuoi compagni ti chiedono chi te la fa fare a fare legge, per esempio. C'è qualcuno che lo dice? Tutti. Grande, grande. E tutti sono uguali? Perché di Lecce? Perché sono nato qua. Bravo. Perché? Se non ti scegli mai delle radici cattive. Che vogliamo fare? Si sta nascondendo sempre. È stato gentilissimo. Grazie. Ciao Simone. Come Simone quest'anno abbiamo visto centinaia di bambini in quale occasione, quando abbiamo organizzato le visite allo stadio, abbiamo fatto sì che tanti come Simone, della sua età, anche più piccoli, un po' più grandi, che sono iscritti e partecipano, seguono i corsi delle scuole calcio del territorio, potessero visitare quelle zone che dello stadio sono spesso inaccessibili. Ebbene, vedere gli occhi brillanti di gioia di questi bambini nel vedere il calciatore di turno che era ospite in sala stampa, che si muoveva la conferenza stampa, oppure lo spogliatoio della prima squadra sistemato con le maglie da gioco, le scarpette e quant'altro, ripaga di tante amarezze che si subiscono, perché come si diceva, di fare legge ormai da qualche anno non è più figo, si dice, vero? Quindi si preferisce tornare a tifare per i Juve Milan Inter, un po' come succedeva 30 anni fa, solo che 30 anni fa si fece una grandissima operazione di riavvicinamento di tifosi alla squadra del Lecce, poi anche per i risultati di calcio, e in giro di continuo le maglie di altre squadre non se ne vedevano, se non con quella del Lecce, così andavano allo stadio. E come si diceva prima, è un seme che si vuole mettere a frutto, sperando che poi germogli. Una iniziativa, che è quella di questa sera, che come è stato detto è stata portata avanti in partnership anche con Pianeta Lecce, con l'Evi Pianeta Lecce, che tramite questo grido di sempre ci hanno voluto scuotere un po' il mio credo a Francesco Romano di raggiungere sul palco, che non vi possa illustrare il perché di questa sua iniziativa. Grazie. Grazie a tutti, a quelli che sono presenti oggi qui in teatro, grazie a tutti voi che siete qui presenti sul palco. Non è una mia iniziativa, è l'iniziativa di tutti, è l'iniziativa che ha portato avanti Passione Lecce, Signore di Pianeta Lecce. Quello che noi vogliamo far capire in questo momento alla gente è soltanto un'unica cosa: dare un segnale a chi resta o a chi vorrà venire della società, che il tifoso del Lecce in questo momento di punto interrogativo c'è. Quindi magari Diego, non lo so, tengo a precisare innanzitutto che la fondazione ancora non è stata creata, certo. Anche perché avevamo in mente di ascoltare prima noi tifosi e sentire anche le vostre idee, per poi con le vostre idee lavorarci sopra. Dopodiché, una volta creata la fondazione, che dovrebbe Diego chiamarsi Fondazione Lecce, partire con questo conto corrente, e poi, come ha detto Don Damiano prima, il Lecce è di tutti, quindi si può partire dall'euro, si può partire da 10 euro, ognuno deve mettere quello che si sente in questo momento, dove c'è un'incognita per questa società. Allora, poi Diego, una volta costituita questa fondazione e magari poi aperto il conto corrente, sarebbe bello, una volta presentarsi, no, alla nuova società o se resta questa attuale società, e dire: bene, ci sono 10 persone che hanno investito col punto interrogativo, mettendo un euro, mettendo 10 euro, perché non gli deve avere un abbonamento a queste persone che hanno puntato su Lecce senza sapere nulla, certo, di che morte dovrà morire questa squadra. Si spera che non morirà, anzi non dovrà morire. Quindi l'obiettivo è questo: noi di Pianeta Lecce cercheremo in tutti i modi di tenerli sempre aggiornati in qualsiasi modo, vedremo se sarà possibile anche mettere un contatore online, quello sì, magari sul sito, poi non lo so, parleremo anche con la banca per tenere aggiornati i tifosi e magari creare anche
un albo dove mettere il nome soltanto di chi ha contribuito, dalla A alla Z, di chi ha deciso di puntare col punto interrogativo su questo match. Grazie. E questa è la gara degli infosi, inutile girarci intorno. Io chiedo a Alonso Valletta di aggiungere sul palco, eccolo qui, grazie avvocato, perché ci tengo. Io purtroppo sono avvocato, vorrei essere la giuria. Era soltanto per non... No, lo dice seriamente. Io volevo dire qualcosa, gli amici che mi hanno preceduto hanno praticamente detto tutto, quindi sostanzialmente non è rimasto nulla da dire. Io vorrei solamente rimarcare alcuni piccolissimi concetti. Il discorso della fondazione mi sembra, anche dal punto di vista giuridico, abbastanza interessante, perché dà una garanzia di imparzialità e di obiettivo super partes. E io su questo super partes questa sera vorrei veramente spendere qualche parola. Prima si è detto di divisioni tra i tifosi, pro, contro, eccetera, eccetera. Io sinceramente non mi sento sostenitore di nessuno, soprattutto in questo momento. Io mi sento, come tutti voi che questa sera siete qui, solamente tifoso del Lecce. Io le uniche garanzie che chiedo, ma per quello che hanno detto gli amici prima, mi pare che ci siano già, l'unica cosa che chiedo è un'assoluta imparzialità e un'assoluta non colorazione di questa fondazione. La fondazione è la Fondazione Lecce. Peraltro, io, questo consentitemelo, io ho fatto due conti, non sono ragioniere, però qualche conto l'ho fatto anch'io. E purtroppo i fatti mi stanno dando ragione. Io credo che oggi il calcio non sia più sostenibile, non sia più sostenibile a livello professionistico, almeno non per 100 squadre come sono in questo momento. Io credo che il calcio professionistico sia fatto per poche squadre, forse soltanto Serie A e Serie B, non più di 40 squadre allo stato attuale. Tutto il resto dovrebbe essere dilettantismo, perché se ci facciamo due conti, quanto costa una squadra di Lega Pro? Beh, anche a prendere 30 dipendenti tra calciatori, tecnici e altri addetti ai lavori da 30.000 euro lordi l'uno, siamo già a 1 milione di euro l'anno di stipendi. Allora, io non credo che una società di Serie C, non parlo del Lecce perché noi siamo parte in causa, ma penso a un Melfia, a un Ischia, a tante realtà di questo tipo. Io non voglio legare i sogni a nessuno, però non credo che siamo squadre in grado di avere dei pace da 2-3 milioni. Quindi oggi il calcio professionismo è solamente una truffa, perché dobbiamo dircelo. Nessun imprenditore serio può prendere una squadra di Serie C e tenerla per più di 1-2 anni, perché mediamente, non lo dico io, l'ha detto recentemente il presidente del Prato, anzi adesso del Como, Toccafondi, si perdono un milione e mezzo l'anno, e questo mi pare che da semplice ragioniere, anzi senza essere ragioniere, i conti si possono fare. Che cosa voglio dire? Che probabilmente il futuro è in un'altra direzione. Il futuro qual è? Il futuro è che se io ho una squadra, ho un budget di 1 milione, spenderò 1 milione, non ho bisogno di nessun imprenditore. È quello che si fa in qualsiasi azienda. In nessuna azienda si spende più di quello che si ricava. Che cosa voglio dire? Che il futuro non sarà adesso, ma sarà tra 5, 10, 20 anni, non può che essere in mano, non dico ai tifosi, ma proprio al territorio. Io come vedo le squadre? Non le vedo neanche come società per azioni. Non parlo ovviamente di quelle professionistiche, perché quelle professionistiche diventeranno sempre più ricche, ma parliamo di 5, 10, non più di 5, 10 squadre che tra diritti televisivi, cosiddetto merchandising, eccetera, eccetera, ricavano centinaia di milioni l'anno e si faranno un campionato tra Real Madrid, Barcellona, Juventus, eccetera, eccetera.
la realtà piccola è quella di squadre che appartengono al territorio, quindi penso al comune, penso alla regione, penso agli enti territoriali, e penso che il futuro sarà di gente e quindi dei tifosi alla fine che gestiscano queste squadre in un'ottica di tanto prendo, tanto stendo. La fondazione è, come è stato detto egregiamente prima, soltanto un primo passo, non è un azionariato popolare, perché questo occorre ribadirlo, non stiamo facendo nessun azionariato popolare, si sta facendo una fondazione che, come qualche amico ha detto prima, vuole essere semplicemente una dimostrazione. Noi a Lecce ci siamo, come ha detto l'amico che ha preceduto. Chi viene, chiunque sia, perché per il momento purtroppo non si può prescindere dal magnate di turno, o presunto magnate di turno, che caccia i soldi, o presuntamente caccia i soldi, purtroppo in questo momento non si può prescindere ancora da questa cosa, però chiunque volesse, per esempio, investire a Lecce, deve sapere che c'è una fondazione adesso che viene creata, che ha un patrimonio di Eurotot, e io mi permetto solo di suggerire una cosa, che l'obiettivo dell'associazione è il, come dire, l'uso dei soldi che vengono raccolti, vengano suggeriti sempre da quell'associazione, da quella sorta di assemblea, in modo che tutti siano d'accordo, a maggioranza ovviamente, perché questi 50.000 euro, ho fatto un esempio, che sono stati raccolti, vengano destinati a quello o a quell'altro in assoluta trasparenza, e non mi pare che questo sia un grosso, una grossa difficoltà. Per il resto saluto tutti, grazie a chi è venuto, grazie anche a chi non è venuto, il discorso di Minuccio di prima. Io credo che non dobbiamo guardare quanti siamo, come diceva anche Diego, ma dobbiamo guardare a chi siamo noi. Intanto il discorso si comincia, poi magari qualche risultato ci darà una mano. Adesso non è certamente il momento di folleggiare, perché le persone sono deluse, però intanto noi ci siamo, cominciamo, poi si vede. Grazie, buonasera a tutti. Io chiedo se qualcuno del pubblico voleva fare delle domande, delle elucidazioni da chiedere agli esperti. O dei suggerimenti. Quindi siamo aperti, quindi anche per alzare di mano chi avesse delle curiosità le può presentare. O dei suggerimenti. O dei suggerimenti, giustamente. Magari, ecco, io volevo anche, se lo vedo, c'era anche Alessandro Armesano che si è speso tanto in tutta questa gestione della situazione, forse si è lontano dalla sala. Se no c'è Francesco, c'è Francesco in sala. Però non c'è Francesco Sanca. Pensavi di davanti alla Francesco. Dai, vieni. Poi lasci anche un saluto. Un saluto di Francesco. E tu sei la clac. Niente, l'idea che la madre era quella di assunto un'assemblea, e alla fine abbiamo i contenuti erano tanti, però a me sembra giusto che siamo noi cose a esprimerci sulla strada che un mattino gli amici hanno così delineato. Io credo che mi pare che si possa dire che la strada sia quella giusta e che siamo veramente nella possibilità di aggiungere. Le condizioni, per me le condizioni da un po' che abbiamo dicendo con tutti gli amici, la prima è l'unità, è una cosa che ritengo fondamentale. A causa di tutti i problemi che abbiamo avuto con i tifosi della Lecce quest'anno, negli ultimi tre anni, l'effetto che si è visto tra la tifoseria e io tra la città, e credo che siamo stati agili tutti quanti uno con l'altro. Dobbiamo innanzitutto trovare l'unità e la voglia di farci sentire di essere presenti. E su questo dobbiamo spenderci. Io ho ricevuto 10 minuti fa la telefonata di un'altra persona che sta avviando l'iniziativa e ci ha detto che è con noi e che vuole percorrere un po' di strada insieme a noi. E
Corrado Giordano mi ha chiamato un quarto d'ora fa, cioè non è potuto venire, e mi sembra giusto dire anche questo ulteriore aspetto, perché è un tassello secondo me importante per raggiungere l'obiettivo. La seconda cosa sono i sogni. Piero, che lo conosco da molto tempo, e sogna e poi realizza, perché probabilmente con la banca che è a disposizione. Niente, anzi, lo sai. Allora, l'impegno che ti chiederò. Ti chiedo innanzitutto, non mi sarà sfuggito perché ho visto che il fumo intanto riesco a mandare qualcosa, la possibilità poi di creare la possibilità per tutti di andare a vedere lo stadio dell'investimento, quello tecnicamente è possibile. Sì, tecnicamente sì. Sì, si può fare un sito con un contatore che comunque viene alimentato manualmente, nel senso che comunque ci sarà qualcuno che aggiornerà magari quotidianamente o giornalmente o settimanalmente come sta la situazione, perché purtroppo non può, per la trasparenza bancaria, segreto bancario, tutto quello che c'è, non può essere uno strumento che automatico la banca, però si può fare, sì, si può fare tranquillamente manualmente, sì, riportare l'estratto conto, il bilancio sociale, no? Cioè, anche quello, cioè l'estratto conto non si può pubblicare, no, però si può fare il bilancio sociale anche a livello quindi, percentuale, di sapere quale obiettivo ci siamo compromessi, si può fare 100 euro saremo 80%. Vi do un così, se volete vedere come funziona, c'è un prodotto che utilizziamo per altro, però siamo per scopi diciamo sociali, si chiama Terzo Valore. Chi vuole andare a vedere come funziona, basta che si collega e vede. Quindi sulla falsa riga di quello strumento, sì, visto, possiamo sì. costruirlo noi a casa. Ecco, noi quindi sarà l'eccesso. Ci sentiamo in Terzo Valore, iniziamo a ragionare in questi termini. Sì. E l'altra cosa che devo dire, attorno non lo vedo, però con lui anche, a proposito di sogni, ne abbiamo uno che coltiamo insieme dall'inizio delle esperienze del trust, che è quello di creare all'interno dello stadio un settore dedicato a noi. Gestirlo da noi, gestirlo con le famiglie, gestirlo con i tanti Simone che vedo, proporre un modo diverso di vedere la partita e di vivere la partita, non più quella che vado alle 3-10 che mi siedo, ma anche 2 ore prima ci vado con la famiglia. Ci stiamo lavorando anche su questo, secondo me, perché al di là dell'aspetto economico, al di là di creare il baluardo a difesa di quella della nostra passione che è legge, però c'è anche la necessità di proporre un modo diverso di fare calcio, di vedere calcio, di vivere la partita. Io con questi sogni, perché mi adeguo a quello che dice Piero, vi saluto tutti e vi ringrazio. Ovviamente ribadisco, speravamo fosse e vogliamo che sia un'assemblea, perché se c'è qualcosa sulla strada che stiamo percorrendo che non va bene, giusto lo decidiamo tutti quanti insieme, in maniera tale che tutti quanti insieme, che l'obiettivo è l'unità e l'obiettivo è che tutti insieme percorriamo questa strada. Grazie. Qualcuno vuole intervenire, qualche domanda da fare, come dicevo poc'anzi, altrimenti ripasso la parola a Diego e ti rendo un po' di confusione. Sì, beh, non c'è molto altro da aggiungere. Mi accodo a quello che ha detto Francesco riguardo il discorso della partecipazione. Questa sera qui ci sono molti degli amici che collaborano con Passione Lecce da tempo e che ringrazio tutti quanti. Fortunatamente siete abbastanza da non consentirvi di tutti quanti per evitare di fare conti. Siete veramente tutti stati preziosissimi per noi. Ma ci sono anche persone che si sono unite a noi da 2 o 3 mesi, Daniele per esempio, non lo vedo, Diego, Paolo, altri ce ne sono, a dimostrazione del fatto che, e credo che loro possano anche confermarlo se vogliono, è bastato che loro ci contattassero e chiedessero in qualche modo come poter dare una mano, e l'associazione è assolutamente aperta a tutti quanti, e la fondazione lo sarà ancora di più, perché appunto vuole essere un contenitore aperto. Questa deve essere, quelle future eventualmente, devono essere voi percepite da ognuno di voi, anche chi ancora non si è avvicinato, come un'assemblea, un luogo in cui chiunque può dire la sua, chiunque può dare un suggerimento, può mettersi a disposizione per realizzare un determinato obiettivo, e state tranquilli che il contributo, il suggerimento o la perplessità di ognuno viene tenuta in considerazione e sarà preziosa. Quindi ecco, un'altra cosa importante dalla quale
insomma, uscire in questa serata, oltre all'auspicio di riuscire a costruire questo percorso, è proprio quello di allargare la partecipazione sempre di più a tutti quanti. Il Lecce è il nostro, di tutti noi. Cerchiamo di fare in modo che noi stessi ne gestiamo le sorti, ma non dal punto di vista economico, proprio della gestione stessa della nostra fede. Quindi cominciamo a percepire il calcio in maniera diversa. Tutti gli interventi, anche quello dell'avvocato Valletta di Ronzino, è stato prezioso, no? Il calcio non è più sostenibile, è vero, soprattutto in queste categorie, quando il professionismo richiede dei costi e però non ci sono introiti. E allora cerchiamo di comprendere questa cosa. Abbiamo la possibilità di essere noi gli artefici del nostro destino. Non oggi, forse non domani, ma oggi possiamo iniziare a fare questo percorso. Crediamoci. Grazie a tutti. Salutiamo, quindi chiudiamo qui i lavori, grazie a tutti voi per essere intervenuti e ovviamente ci manterremo in contatto per aggiornarvi e farvi capire come sta proseguendo questo progetto. Buonasera a tutti e ancora grazie.